quale iPhone comprare nel 2021? Sì, è proprio questa la domanda che mi viene fatta più di frequente sia qui su YouTube, ma soprattutto sul mio profilo Instagram. Mi chiedete molto, molto spesso quale iPhone comprare e in generale chi me lo chiede lo fa perché alla fine forse non è poi così convinto che l'ultimo modello sia la scelta giusta, o magari perché vuole risparmiare qualcosa, oppure ancora è innamorato delle linee del modello di 2 anni fa. Insomma, ognuno ha le sue esigenze e le sue motivazioni, e io sono fiero del fatto che vi rivolgiate a me per avere un consiglio. Ecco da dove nasce dunque questo video, che definirei quasi un video di servizio, quindi forse un po' più grezzo del solito, ma credo di alto valore, no? Perché ho la fortuna di avere qui con me tutti i modelli di iPhone dall'XS in poi, quindi posso fare una valutazione toccandoli con mano oggi e non sui ricordi di quando li avevo utilizzati. Vi anticipo però che non esiste una risposta che valga per tutti. Ogni iPhone ha i suoi pro e i suoi contro, quindi guardate tutto il video e poi alla fine vi dirò quello che secondo me è la scelta più sensata in generale. iPhone SE 2020, uscito in aprile del 2020, si trova in vendita su Amazon a 439 euro da 64 GB e sostanzialmente è un iPhone 8 con l'hardware aggiornato al 2020. Parto da lui perché è il più particolare degli iPhone, quello destinato forse ad una nicchia di persone più ristretta, quelli che non vogliono dire addio al tasto centrale, quelli che non hanno alcun interesse nel design, quelli che magari hanno solo bisogno di un secondo iPhone. Insomma, i vantaggi di iPhone SE 2020 sono le dimensioni, il prezzo, il Touch ID. Gli svantaggi sono display piccolo, batteria poco performante, design vecchio e fotocamera con prestazioni non esaltanti. Lo consiglierei a chi non ha alcun interesse ad avere uno smartphone, ma lo deve avere e lo vuole con iOS. E lo consiglio anche a chi vuole mettere in mano un iPhone a suo figlio senza troppo impegno, oppure a chi serve un secondo iPhone. E infine a chi davvero non può fare a meno del Touch ID. iPhone XR, bellissimo sia in colorazione rosso ma soprattutto blu, e peccato che Apple l'abbia abbandonata. È uscito a ottobre 2018, fu criticatissimo, non da me, fu amatissimo dal pubblico. Successo di vendita indubbiamente perché, è vero, offriva un display LCD all'interno, però aveva grosso modo lo stesso hardware di un XS, una fotocamera in meno, ma una batteria decisamente più performante. Si può acquistare nuovo su Amazon a 569 euro e i suoi vantaggi sono una batteria interessante, colorazioni che non esistono più, display grande. Gli svantaggi sono hardware del 2018, una sola fotocamera e dimensioni generose. Lo consiglierei a chi davvero non riesce a mandare giù un iPhone SE ma ha bisogno di un iPhone nuovo eppure economico, con un design indubbiamente più moderno rispetto a quello di SE. Certo, se non ne fate una questione di prezzo, allora perché non scegliere un 11? Ma di lui parleremo dopo. Già, perché prima c'è iPhone XS, uscito sempre a ottobre 2018, ho appena fatto un video dedicato esclusivamente a lui, dove ne mostro l'uso quotidiano nel 2021. Era un top di gamma quando è uscito e ancora se la cava alla grande ai giorni nostri. Rispetto ad XR è un po' più nobile nella costruzione, ha un display OLED, doppia fotocamera, ma non lo vendono più da nuovo. Questo vuol dire che bisogna acquistarlo ricondizionato, e su Amazon ricondizionato si trova circa 370 euro nella versione 64 GB. E i suoi vantaggi sono materiali e costruzione da top di gamma, display OLED, prezzo su ricondizionato interessante. Gli svantaggi sono batteria non particolarmente performante, assenza della lente grandangolare e hardware del 2018. Lo consiglio a chi vuole avere tra le mani un iPhone top di gamma spendendo pochissimo. L'importante è che non si abbiano pretese né sulla batteria né sulle prestazioni video e foto. iPhone 11 è uscito a ottobre 2019 ed è la stretta evoluzione di iPhone XR, dal quale riprende i colori, seppure diversi purtroppo, e la filosofia del prodotto. Quindi stesso hardware del Pro, ma con un display sempre LCD, stesse dimensioni, ma arriva la seconda fotocamera ultra wide. Lo si trova nuovo ancora su Amazon a circa 669 euro nella versione da 64 GB e i suoi vantaggi sono ottima batteria, ottime prestazioni foto e video, molto più vicine ai modelli Pro, e prezzo tutto sommato abbordabile sul nuovo. Gli svantaggi sono dimensioni generose, design che vicino al 12 inizia a invecchiare male
e hardware del 2019. Lo consiglio davvero a pochi lui, perché è troppo in mezzo tra iPhone XR ed iPhone 12. Forse solo a chi non ha un budget per un 12, ma vuole avere qualcosa in più rispetto ad un XR. Nello stesso anno è uscito iPhone 11 Pro, uno dei miei preferiti, lo confesso, perché lui ha cambiato profondamente l'esperienza di utilizzo mia personale per quello che riguarda la batteria, ma soprattutto per le performance foto e video. È uscito appunto a ottobre 2019 ed ha ancora un'aria da top di gamma, e sono ancora in molti a desiderarlo, ve lo garantisco, e ha ragione. Non viene più venduto ufficialmente da Apple, ma si trova ancora qualche nuovo modello su Amazon intorno ai 980-1000 euro, cifra direi ancora importante, ma in giro si trovano comunque moltissimi ricondizionati o usati a cifre un po' più abbordabili. I suoi vantaggi sono molti: prestazioni da top di gamma, batteria importante, performance foto e video al top, design ancora accattivante. Lo svantaggio, secondo me, è solo uno: una quotazione di prezzo ancora elevata. Lo consiglio a chi cerca un top di gamma senza voler arrivare ai prezzi di iPhone 12 Pro o chi ama ancora il design arrotondato. E veniamo a lui, iPhone 12 è uscito a ottobre 2020 ed è la vera rivelazione dell'ultimo anno. Ora molto più simile al Pro, stesso hardware, compreso un display OLED, ma prezzo più contenuto rispetto al Pro. Rimangono le colorazioni, un look informale e una fotocamera in meno, cioè la tele. Si trova a nuovo 840 euro su Amazon ed è per quello che vi dicevo che è troppo vicino ad iPhone 11 per scegliere appunto l'iPhone 11. È troppo migliore in tutto il 12 in particolare. I vantaggi sono hardware quasi simile al top di gamma, nuovo design, batteria top e dimensioni più contenute grazie al display OLED. Svantaggi? Nessuno, a meno che non vi serva la fotocamera tele o performance video esagerate. Lui è quello che davvero consiglio a tutti indubbiamente, il migliore per rapporto qualità-prezzo e secondo me l'iPhone da comprare nel 2021 se non avete particolari limitazioni di budget. E poi c'è lui, iPhone 12 mini, il mio preferito personale perché è il mio dispositivo principale per quest'anno. Sostanzialmente per lui valgono le stesse considerazioni del 12, ma con dimensioni compatte e batteria però meno performante. Ho sentito parlare di flop a livello di vendite, magari sarà anche così, ma io davvero lo adoro e spero che continuino a produrlo anche per il prossimo anno. Nei giorni scorsi poi l'ho visto addirittura in offerta 699 euro su Amazon. Al netto dei suoi difetti, un best buy. Lo consiglio agli amanti delle dimensioni compatte, che non hanno però bisogno di una batteria particolarmente performante. iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max li metto vicini perché sono simili, cambiano solo le dimensioni e i dettagli per quello che riguardano appunto le prestazioni foto e video. Beh, qua c'è poco da dire, sono top di gamma del 2020 e anche del 2021, il massimo che si possa acquistando un iPhone, fin tanto che non usciranno i prossimi modelli. 1149 per il 12 Pro da 128, 1239 per il Max che io uso per girare i miei video in esterna, ma che è davvero impegnativo in termini di dimensioni e di peso. Sicuramente è più equilibrato il Pro normale, ma così vicino al 12, che anche lui è messo un po' in mezzo, no? Lo avevo detto già alla sua uscita, il 12 Pro forse è quello meno sensato alla fine, al netto dei materiali pregiati e della fotocamera tele. Alla fine sono davvero pochi motivi per preferirlo al 12 normale, che ha le stesse caratteristiche tecniche, stesso peso, stesse dimensioni. A questo punto, se non avete paura delle dimensioni e del prezzo, consiglio maggiormente il Pro Max, che è davvero il massimo che si possa acquistare per chi desidera un iPhone. Insomma, come abbiamo visto insieme, ogni modello di iPhone ha un suo senso solo per alcune categorie di persone. Io qui ho cercato di riassumere i miei consigli personali, una sorta di guida al miglior iPhone da comprare per il 2021. E come vi ho anticipato, il mio preferito alla fine è il 12 mini. Ma l'iPhone migliore da comprare è indubbiamente il 12 normale, almeno lo è per la maggior parte delle persone che appunto vorrebbero un iPhone. Ma se siete in una delle categorie per i quali ho consigliato un altro modello, mi raccomando, dai, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e sì, raccontatemi un po' la vostra esperienza, che sono davvero curioso. Perché avete scelto un iPhone invece di un altro? E alla fine cosa vi aspettate dall'iPhone 13 o comunque dal prossimo iPhone? E se il video vi è stato utile, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like qui sotto e per il resto non posso fare altro che ringraziarvi. Grazie da Manuel Agostino e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.